Questa sera il soggetto è Gerry Butera. Il libro è dedicato al nostro compianto collega. È specificatamente dedicato a lui, perché con Gerry mi lega, non dico un'amicizia, perché noi ci siamo ritrovati negli ultimi anni quando lui ha cominciato a praticare le mie presentazioni insieme a te e tanto, diciamo, e quindi torno a ripetere chi era Gerry per Basilio Borgo. Gerry è stato il mio testimone nel 71 del mio fidanzamento con la mia prima moglie al Rito Tritone, tant'è che io nel fare il mio 30° libro dedicato a mia moglie, gli avevo chiesto a Gerry circa un anno fa di darmi qualche foto del Rito Tritone, cosa che lui ha fatto e l'ho messo in quel libro, però era un pochettino piccola come foto, nel senso l'ho messo in un angolino ringraziando Gerry. Ora invece questa foto è in prima pagina di questo nuovo libro, che l'ho fatto di corsa, velocemente, perché è successo mentre lavoravo nel precedente libro. Possiamo dire che è un omaggio a un grande amico. Ma è un amico che quando lo vedevo già ero allegro, mi dava un senso di allegria, una sensazione di benessere, guarda, cioè la battuta ci sta tutta purtroppo. Perché lui era sempre aperto, così raccontava cose, insomma, del passato, e parlava sempre di musica. E mi ricordo che mi disse che era amico anche di mio zio, che è il geometra Grange del comune, che è stato anche un collega mio, che era famoso perché era un maestro di pianoforte. E spesso andavano insieme da Iannuzzo per il pianoforte. Tutta una serie di cose che riguardava la musica. Poi volevo dire anche una cosa importante. Stranamente, nel periodo in cui lui era a Milano, che è andato a Milano perché mi aveva detto, però io, quando me lo disse, non avevo capito bene qual era il problema, e finalmente ho visto a TV questa bellissima canzone in cui c'è questo Indios che esce dal mare a piedi scalzi, i bambini che cantano, cioè un inno alla primavera in pratica, però io non l'avevo visto. Pensavo che cantava era l'Indios, cioè non avevo fatto caso. Ora purtroppo ho visto Gerry che cantava ed è qualcosa di bellissimo. Anche la mia compagna, che ora non mi è piaciuto subito, che è una canzone da spot, e non capisco ancora come non sia diffusa a livello internazionale. Allora, il libro, al di là dell'omaggio a Gerry, di che cosa tratta? Dunque, il libro tratta, praticamente è stato, io diciamo, tu sai che ho fatto le collane Agas a colori, Agas in bianco e nero, ma ultimamente è venuto in testa di fare una serie facendo Agas a fumetti o la serie C a fumetti, a seconda se c'è o non c'è l'Agas, cioè raccogliendo tutti i disegni passati. Cioè, facendo un libro, ho due campionati con due disegni per far notare la mia grafica. Cioè, è un libro che questo comporta un ben 70% di grafica. Il resto, insomma, qualche fotografia, qualche spiegazione, ma nulla di altro. L'ho fatto apposta perché è stato più semplice farlo come velocità, perché già avevo i precedenti. E più che altro perché Gerry mi diceva sempre, quando vedo i disegni, lui era in estasi con i disegni. Poi io posso dire che sono in estasi quando c'è la sua canzone.